Comunque carina la box regalo, sì. Eh? Hanno fatto bene i miei a regalarcela. Qui dice che abbiamo diritto a un percorso eleganze gastronomiche per due, comprensivo di due primi, un secondo, dolce, caffè, bevande e vino escluso. Buonasera, benvenuti nel nostro locale, grazie per averci scelto. I signori hanno prenotato un tavolo? Sì, no, in realtà abbiamo prenotato con la box regalo, abbiamo due percorsi eleganze gastronomiche. C'hanno la box questi? Ma come questi? E falli dei dell'atti disperati. Dai, su, venite da là. Dai, muovete, molla la sedia, muovetevi pure, qua non ci potreste manco stare. Scusi, ma non si può mangiare di là dove siamo entrati? Questo è lo spazio riservato per i morti di fame, per chi c'ha la box. Ha detto morti di fame? Ha detto morti di fame. Che dovete fare? Volete mangiare? Sì. Anzi, e quali sono i primi tra cui possiamo scegliere qua? Pasta in bianco, pasta al pomodoro, riso in bianco, burro e parmigiano. Mazza, piatti ricercati. Però buono il risotto a burro e parmigiano. Mi ricordo quando lo mangiavo da bambina. Ma che cazzo dici, amore, al ristorante? Scusi, io qua però i primi leggo altri piatti. Linguine all'astice, fettuccine al tartufo, pappardella al ragù di lepre, stragazzi alla pelata. Questi ci stanno scritti sulla box? No, sono scritti sul vostro. E allora va attaccato al cazzo. Però mi perdoni, scusi, però cioè, insomma, voglio dire, siamo due clienti. Sì, ma avete pagato? No, vabbè, cioè, abbiamo la box regalo, però un minimo di rispetto. Ma questa cosa del rispetto sta scritta nella box? E allora va attaccata al cazzo. Bravo, io prendo la pasta al sugo. Pasta al sugo per signore, signorina. I secondi si possono scegliere? Che gli volevamo fare per secondo? Damo i fambacchiotti. Ah, brava, brava, i fambacchiotti. Che ho capito, che so, perché ride? Ma non si può manco ride, oh, questi vengono con la box e vanno pure comandare, capitoci? No, 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 per carità di Dio. Scusi, ho il bicchiere leggermente sporco, forse c'è un pinzettino. Non solleva polemiche sterili, anche questi ci sputano nel piatto come minimo. No, e che modi sono? Lo sputo no. Lo sputo no. Sputare no, però qualcosa fa, che faccio, mette le palle? No, amore, ma quali palle? No, no, ma Massimo e manizzozze, dugaccolette. Manizzozze e dugaccolette, ma nel piatto mio. Che la carta dei vini. Oh, ecco qua. Che te vuoi bere? Amore, ricordati che il vino è escluso, quindi magari, insomma. Amore, però che figuraccia, eh? Già abbiamo il box, col vino trattiamoci bene. Va bene. Non badiamo a spese. Ok. Bravo. Porca mignotta. Che è successo? Costano. Ma che c'è scritto qua? No, niente, niente, questa è una cosa nostra interna, te preoccupa. Ah. Prendiamo l'allappone de Rocca Frignaccia. Frignaccia, ecco, delicatissimo, come ti sbagli? Quello che costa di meno, manco per vino vuole spendere. Ah, perché era quello che costava di meno? Non l'avevi nemmeno visto. No, l'ho proprio visto il prezzo. No, io sono un grande stimatore, ne vado ghiotto dell'allappone. È corpulento. Adesso diciamo di corpulento, corposo. Come si dice? Quello. Primo uno e primo due. Buon appetito. Ma io non avevo scelto il primo. Ho capito, chi ci acconsente, signori miei? Avete fatto scena muta, 3 ore per scegliere il piatto. Io c'ho da fa qua. C'ho a casa 6 figli che mi aspettano, mia madre è pure zoppa. Ma che c'entra, scusi? Fatti i cazzi tua. Però dai, guarda, ci sta con la foto. Vado del menù. L'eleganza gastronomica. Oh, questi vengono qua, vanno magna gratis e pure bene, capito? C'è? Ammazza che morti di fame che so. Scusi se io lo chiedo, domanda un po' impertinente, ma gliela faranno in tanti, immagino. Ci ha messo le palle! Claudio! Che chiedevo, mica, La puntarella. Come la puntarella? Le palle, qua dentro? Sto scherzando! Mi sono preoccupato, La puntarella, come le palle, Quello che era box non c'è scritto. In realtà c'è scritto a pagina 8, piccolo piccolo. Perché non avete visto che c'è scritto a pagina 13? Che c'è scritto? La box vi regalerà anche un magnifico tour delle cucine con un'experience immersiva che vi condurrà nelle autentiche profondità della tipica cucina nostrana. Diciamo che l'anno prossimo due non ce lo fanno proprio il regalo. Appena non ci vedi, fregate la boccia dal lappone. È bella l'esperienza immersiva, Fagli dare una passata pure ai cessi, va.